Benvenuti, buonasera, sono Sensei Maurizio Poli, benvenuti nel nostro dojo, nel nostro tempio. Ci siamo ancora qui, le palestre potranno riaprire, ne parleremo durante la trasmissione, ma apriamo subito con la frase di apertura che vi accoglie come da tradizione. I ricordi e i pensieri invecchiano proprio come le persone, ma ci sono pensieri che non invecchiano mai, ricordi che non sbiadiscono. Murakami Uraki, benvenuti a Come la Luna nel Pozzo, ma come mai, come questa sera, non sono da solo. Buonasera maestri. Buonasera. Siamo in tanti. Buonasera. Avremo anche il collegamento che la regia sta stabilizzando. Dottoressa Scappini. Però maestra, non possiamo proseguire la trasmissione? No, prima. Prego. Ecco, apriamo con Come la luna nel pozzo, l'occhio la vede, ma la mano non l'afferra. Ora possiamo presentare la No, volevo far presente a tutti che ho speso dei soldi per la cartellina, così non c'ho la palestra rimborsa. Ah no, niente, la palestra sì, è chiusa. Sì, se ce la facciamo. Va bene. Presentiamo, maestra? Certo, presenta. Ho piacere avere con noi il dottore, posso dire che è dottore? Sì. Dottore, alla sì. Triennale, cioè, triennale, vale. Vale. Sto camminando sui vetri, su dottore? Mattia Broli, benvenuto, Mattia Broli. Grazie mille a tutti. Avevamo bisogno di una gioventù, di una sferzata di gioventù. Sì. Finalmente, ma che in mezzo a questo vecchiume. La maestra ci sguazza su queste cose, però volevo fare il complimento alla nostra presidente, come coordinatore devo sempre così. Esatto. Bellissima questa sua chioma fulva da tigre della Malesia. Bellissima maestra, bellissima. E dovremmo avere il collegamento da Perugia, la dottoressa non ancora. Aspettiamo. Questo bel ragazzo, però devo fare dei ringraziamenti perché è qua, questo bellissimo ragazzo. Grazie. Perché mi hanno detto, maestra, guarda che bella presenza, dico allora non lo voglio. E invece devo ringraziare perché questo dottore qui che si occupa proprio del cibo, perché questa puntata è. Ah, spettacolo, bene. Cibo e mente, psicologia, cibo e mente per chi fa arti marziali e in genere sport. Sì. Giusto Mattia? Sì, giusto. Devo ringraziare donne maestra, solo donne. Ormai. Sei circondata da donne. Circondata da donne che però si danno da fare tantissimo. Devo ringraziare la dottoressa Silvia Frola, commercialista, che è neomamma, la mamma di Nicole, che anche lei si è data da fare di qui e di là, e la dottoressa Elena Lodi, neomamma, anche lei, che si chiama Antonio Alfredo, che è la moglie del dottor Quaglia, che saluto così perché il dottor Quaglia ha salutato così, che si sono date da fare perché lui apparisse qua su questa bellissima puntata. Grazie, gentilissime. Grazie a tutti per l'opportunità, complimenti per l'investimento nella cartelletta, sulla professionalità. Fa un certo momento. Cambiate da così a così la trasmissione. Volevamo parlare di cibo perché il cibo è l'energia del corpo, è l'energia della mente, e volevamo parlare anche di psicologia e cibo, questo è binomio, perché maestro, quando parliamo delle arti marziali abbiamo sempre questo cerchio, noi facciamo sempre questo cerchio, e il cerchio fa parte anche dell'energia vitale che viene dal nutrimento dei prodotti della terra, dell'uomo, e quindi vogliamo anche così parlare delle persone che frequentano la palestra, maestra. Certo, ma lo volevo anche, se è possibile, fare una domanda maestro, al nostro dottore qui presente, perché ieri abbiamo tenuto il primo stage all'aperto, in presenza, ma all'aperto, con distanza e quant'altro. Dove eravate, maestro? A Pavia, abbiamo fatto Cernobbio, non mi ricordo il paese. Abbiamo avuto 3-4 ore di stage e 8 ore di tavola. Dici, dottore, che buon dormire, abbiamo fatto 7.000 antipasti. Due primi, due secondi. Ora ti insegno la sopravvivenza nelle arti marziali, non si contraddice mai, capo scuola. No, infatti stavo dicendo... Ovvio che è sul lago... Sul naviglio. No, infatti stavo dicendo che per... Ma lui voleva... Ma il nostro capo scuola ha detto casteggio, hai sentito? Casteggio. Ha detto casteggio, tutti avete sentito che ha detto casteggio. Sì, perché in giapponese... Casteggio, si dice Cernobbio. Giusto per non contraddire, stavo dicendo che in alcuni sport si utilizza proprio la pratica del,
dell'allenamento e la nutrizione per riuscire a gestire determinati quantitativi di cibo durante lo sforzo, quindi immagino sia stato fatto per quello le 8 ore. Ci chiedevamo, ma dopo aver fatto gli antipasti a yoga, chiaramente i due primi due secondi, vino, dolce e molto anche vino, la pasta, molto caffè, vino. Mazza caffè, è normale non aver fame poi la sera? Ma ci chiedevamo. Strategie prevedono anche il... accennavamo prima, no? il digiuno intermittente e anche il mangiare tutto in un pasto e dopo lasciarli. Perché poi stamattina mi sono pesata, non c'è dispettita di questa cosa però. Allora, per far stare tranquilli io dico sempre che un chilo di grasso corporeo equivale a circa 7500 calorie, quindi finché non si eccede di 7500 calorie possiamo stare tranquilli che anche se sulla bilancia vediamo un chilo in più non è grasso, perché può essere un discorso di retenzione idrica, qualcosina eccetera. Magari c'è, ci può stare, ma comunque poca roba. Salutiamo la dottoressa, vediamo se è in collegamento, la regia mi ha detto ok. Ciao dottoressa, ciao. Buonasera. Buonasera. Ben trovati. Ciao, come stai? Bene, grazie, voi? Tutto bene, sì, tutto bene. Siamo contenti di averla qua perché anche lei, mio mamma, due bambini che devo rileggermi esattamente... La Ginevra. Neo mamma, sono grandicelli, poi mi si. Neo mamma, ha detto tutte neo mamme, fammi dire tutto il discorso neo mamma. Neo mamma hanno 20 anni. 20 anni, hanno 20 anni e escono già. Vabbè, modo gentile per ridurre l'età, via. Esatto, la Ginevra e Giovanni che salutiamo, anche loro che si seguono, sì, sì. Anche i bambini è importante perché l'alimentazione dei bambini, sì, vediamo maestra che arrivano in palestra che sono già un po' sovrappeso, sì. Succede purtroppo negli ultimi anni e questo periodo sicuramente non facilita le cose, purtroppo negli ultimi anni si sta assistendo a quella che prima era una malattia prettamente dell'età adulta, che è quella del diabete di tipo 2, e sta pian piano scendendo anche verso fasce d'età insospettabili. Esatto, anche i bambini purtroppo che una volta probabilmente grazie all'attività fisica, ai giochi all'aperto riuscivano a gestire la situazione, adesso, e ripeto, questo periodo sicuramente non facilita le cose, la situazione sta un po' sfuggendo di mano. Quindi, anche sì. Perché dicevamo prima, lo diciamo spesso anche noi, non siamo contro nessun cibo, non siamo fautori di nessuna così dogma per l'alimentazione, perché in palestra vengono persone che o sono in ufficio, o sono in fabbrica, persone normali, di tutto, medici, abbiamo ingegneri, abbiamo di tutto. Comunque nella società c'è di tutto. Certo. Quindi il rapporto con il cibo è importante. È importante ed è molto molto soggettivo, quindi il fatto di avere un'alimentazione che non sposi necessariamente un'ideologia, una moda, ma che sia disegnata su misura per la persona, poi dopo diventa fondamentale per mantenere nel lungo periodo uno stile alimentare che... Attenzione, ha detto già una parola, prendete appunti, perché ha già detto deve essere disegnato sulla persona. Perché ogni persona, come nel cerchio delle arti marziali, come ci insegna sempre il nostro Sciano, il nostro caposcuola, ognuno poi si spinge con sue capacità fisiche, nel jiu-jitsu trova una risposta, nell'arte marziale trova una risposta sua fisica, ce l'ha anche nell'alimentazione, giusto questo aspetto qui di disegnare su di te un'alimentazione? Assolutamente sì, poi... ovviamente ognuno ha stili di vita diversi, ha un lavoro che poi ci occupa la maggior parte della giornata differente, ha degli obiettivi, se è uno sportivo ma anche se non lo è, differenti, quindi oltre alla distribuzione di macronutrienti, delle calorie, dopo c'è anche il discorso, cui accennavamo prima, del imparare anche a conoscersi, quindi quello che fa bene una persona non è detto che faccia bene anche all'altra, classico esempio dell'insalata o dell'anguria che magari non sono digerite, non per questo sono alimenti da evitare per tutti, ci sono delle persone che una volta che hanno imparato a conoscere che quell'alimento di loro dà fastidio, basta, semplicemente devono imparare qui, a sapere. Allora qui facciamo intervenire subito la dottoressa Agnese, eccola qua.
Quindi anche la psicologia va a braccetto con il cibo. Quindi cosa rappresenta? La domanda è questa qui. Il cibo per la psicologia. Che rappresentazione c'è? Che collegamento c'è? Ma diciamo che cosa rappresenta per la persona, perché sì, no? È la nostra base. Ma ciò che è molto importante è che il cibo è strettamente connesso alla relazione. Noi nella prima forma di relazione che conosciamo, che è quella da neonati con la propria madre, no? Il rapporto si basa su uno scambio di cibo, di nutrimento. Il latte infatti non viene chiamato alimentazione, ma proprio nutrimento, perché attraverso questa prima forma, che non solo si cresce fisicamente, ma attraverso il latte materno arrivano gli ormoni materni. Quindi per ormoni si intende tutto il ventaglio emotivo della madre, perché nel latte materno ci sono gli ormoni che la madre sta producendo. E questo è la prima fase anche di regolazione emotiva del bambino. Nel neonato si comincia a strutturare il pensiero proprio nel desiderio del cibo, no? Il bambino inizia a sentire in una forma, diciamo, prototipica, quando è affamato, il desiderio di mangiare, e prima che arriva la soddisfazione di questo desiderio, comincia a creare le prime forme di pensiero, le prime immagini della mamma e del seno materno, eccetera, eccetera. Questa è la base del nostro pensiero, poi. Quindi diciamo che ha una importanza notevole. Quindi noi nello studio delle arti marziali il pensiero, la mente è molto importante per noi maestri, perché con la mente possiamo agire, possiamo fare, studiare, imparare, ma anche imparare a apprezzare il cibo, anche qualcosa che mi piace, il cosiddetto che va di moda, questa cosa qui, sgarro una volta a settimana, perché devo dare, come diceva prima la dottoressa, anche del piacere alla mia mente, o no? Assolutamente sì, e sempre ritornando, non per essere ripetitivo, ma al fatto che un piano alimentare deve essere delineato sulla persona, ci sono alcune strategie che durante i miei studi adesso sto analizzando, che prevedono magari, e che sposo e condivido in pieno, che prevedono, non so, il mantenimento di un regime per 6 giorni e poi lo sgarro del fine settimana, che funziona per alcune persone, per altre invece si può semplicemente ogni giorno inserire una piccola gratificazione, che possono essere, non so, i biscotti prima di andare a dormire o un dolcetto dopo pranzo. Quindi l'importante poi è che il tutto nella giornata, ma ancor più nella settimana, sia bilanciato e sia in funzione dell'obiettivo. Poi dopo la strategia per raggiungerlo è molto soggettiva, ma la gratificazione, quella ci deve essere sempre, altrimenti si corre il rischio di fare un sacrificio, quindi la dieta diventa un sacrificio, diventa una rinuncia. Lo vedo come un atto eroico, una punizione. Sì, una punizione, ma un atto eroico che io devo fare per ottenere quell'obiettivo. Invece deve essere una cosa graduale, che ti piace, che diventa talmente la normalità, la quotidianità, che dopo tu nel lungo periodo puoi portarla a termine tranquillamente. Perché poi quando uno impara a alimentarsi assolutamente in questa maniera, sì, non ha bisogno di seguire assolutamente le pesate. Esatto. Quello è importante, la pesata, per il raggiungimento magari dell'obiettivo di peso. Certo. Dopodiché assolutamente sì, diventa proprio una cosa naturale. Come diceva la dottoressa poco fa, il discorso sociale del cibo è fondamentale, perché se io mi privo della gioia di condividere un pasto con le altre persone, da sempre il cibo ha un ruolo primario, certo, da questo punto di vista. E dopo io questa alimentazione nel lungo periodo sono destinato a farla fallire. Certo, quindi è cambiata anche un po' nell'arco degli anni, è cambiata, diciamo, la prospettiva, perché una volta proprio la dieta era... Purtroppo lo è ancora questo, nel momento in cui diventerò nutrizionista sarà uno dei miei fondamenti, cioè dei miei pilastri, quindi quello di un farlo... un pochino di coccole, insomma, anche sì, delle sì, coccole sì, quotidiane. Assolutamente. O mirate. Assolutamente sì. Dottoressa, quindi l'aspetto della psicologia, senza arrivare alla patologia, perché col cibo a volte si sconfina in situazioni che anche tra la gioventù, di anoressia, bulimia, lasciando stare questi due perni contrapposti, ma parlando di attività sportiva normale, i miei figli vanno a fare attività
La psicologia è abbinata anche al nutrizionista? Vanno a braccetto l'aspetto psicologico e il nutrizionista, dottoressa? Assolutamente sì. Sì. Io collaboro con una nutrizionista nello studio dove lavoro, ovviamente, ma semplicemente perché, come diceva e ripeteva il dottore adesso, la competenza sociale dell'alimentazione è fondamentale. E io sono la prima, no, quando entra una paziente e mi dice sono a dieta, oddio, sono stressata. Io dico sempre, non chiamiamola dieta, chiamiamola rieducazione alimentare. Dà più il senso di un cambiamento a lungo termine. Perché fondamentalmente credo sia questo il segreto, proprio anche nel vestire una modalità alimentare sulla persona, perché questa sia più adattabile possibile a quella persona, che riesca poi a portarla avanti sempre. Perché se io imparo a mangiare sano, e questo quindi comporta di conseguenza che io assuma anche un peso norma, poi riesco anche a mantenere questa modalità. Nel concetto di dieta, quindi tanto più drastica, tanto più nel breve tempo, eccetera, eccetera, poi arriva quel sacrificio che molti non riescono poi a mantenere, no? Assolutamente d'accordo. Ma mi vengono due domande, curiosità. Quando ero ragazzino, cioè quando ancora c'erano i calessi col cavallo, eccetera, eccetera, avevo queste due figure vicino nel mondo dell'agonismo marziale. Avevo lo psicologo, che non era laureato in psicologia, ma era soltanto il mio vicino di quadrato, e il nutrizionista, che non era per nulla nutrizionista, ma era il nostro allenatore, che diceva una settimana prima della gara bistecca tutti i giorni, ma è vera sta cosa qua, per l'aggressività, eccetera. Mentre lo psicologo, adesso non ridere, diceva guardalo quello, il tuo nemico, ti vuole male, ti vuole far male. Poteva funzionare, dottoressa, come carica? Prima passo la palla alla dottoressa. Può funzionare. Io di solito sembrava non, più non il diavoletto e l'angioletto, fino a che non mi diceva queste cose, poi mi spaventavo. Come mi può far male? Scherzo. Può a livello professionale sembravano più, no? Il diavoletto e l'angioletto che dicono le due cose, oppure no, la coscienza. Sono una volta soprattutto, ma per una volta in realtà parliamo di un paio di generazioni fa, se non tre, la carne era il cibo più valore. Deve svelare così la mia età. No, questo nel senso. Vanno a certa età. Maestro, no, però i nonni, no? I nostri nonni hanno una considerazione tuttora della carne come comunque il cibo più di valore, no? Comunque fino a 2-3 generazioni fa la carne era una portata che si mangiava nelle famiglie contadine, nella media della popolazione, due volte la settimana era già tanto. Se uno si ammalava, il brodo di carne, di pollo, era già qualcosa di prezioso, no? Quindi è ovvio che la carne diventava nello sport, eccetera, qualcosa di fondamentale. Oggi forse abbiamo il problema opposto. Dobbiamo cominciare a ridurlo perché non abbiamo più questo fabbisogno, non ci sono più quei lavori fisici tipici di una cultura contadina, no? Nostra, che oggi però si sta un pochino allentando. Oggi fa bisogno di altro tipo di sostanze, e quindi la bistecca va bene una volta a settimana, ecco. Eccoci qui, giusto? Sì, alla fine riporto un esempio pratico per sottolineare quanto ha detto adesso la dottoressa. Nelle analisi dei diari alimentari che sto facendo di alcuni giocatori di calcio, si nota proprio come, quindi prendiamo una categoria che fa un'attività fisica che, se andiamo a vedere, magari si avvicina rispetto a un sedentario sicuramente di più a quella che poteva essere un'attività fisica che facevano i nostri nonni nei campi, quindi un dispendio calorico sicuramente maggiore. Andando ad introdurre anche solo pasta, pane e altri alimenti naturali, quello che è il fabbisogno proteico, che adesso sembra sempre che sia la soluzione, la panacea di tutti, esatto, bisogna raggiungere questo fabbisogno proteico. In realtà questo fabbisogno proteico praticamente lo si raggiunge, se non supera, anche solo con alimenti naturali, tant'è che alcuni nell'arco del, non so, adesso parlo dei 3 giorni,
con 150 grammi di pollo, che è una fettina, un giorno, e 50 grammi di bresaola il giorno dopo, insieme a tutto il resto dell'alimentazione, arriva a questo fabbisogno proteico. Quindi si vede un trend dove, aumentando l'attività, posso aumentare determinati alimenti e il consumo di proteine animali praticamente scende. Quindi, maestro Maurizio, vedi, sono le quantità, te lo dico tante volte. Ho questo sdoppiamento adesso, scusate. Però, per ad esempio, dei cibi così, la quinoa, determinati cibi che vengono dalle proteine, che vengono dai fagioli, che vengono da prodotti naturali, anche dai prodotti diversificati che la natura ci mette davanti durante la stagione. La stagionalità è importante anche nel cibo, perché nel ciclo di vita del... Non sono ancora bravo con la cartellina, non sono ancora allenato, eccetera. Il discorso del cibo, del cerchio della vita, c'è anche nel cibo. Quindi, se devo mangiare un prodotto, si parla molto di ecosostenibilità, tutti che adesso l'avocado, ma l'avocado c'è da ottobre a maggio e noi cominciamo a consumarlo da maggio a ottobre. Già qui devo fare migliaia di chilometri dai paesi dove viene prodotto, non sapendo che ad esempio in Sicilia e in Calabria cominciamo a produrre degli avocado, delle melagrane, qualcosa che viene già da qua, quindi anche un concetto di sostenibilità del cibo abbinato alla stagione. Certo. Perché a un calciatore, a un atleta... Sì, assolutamente, alla sua stagione, che poi dopo ovviamente va in parallelo con quella che è la stagionalità dei prodotti. Però da questo punto di vista, negli ultimi anni, devo dire, anche con i consorzi, con i gruppi di acquisto solidale, si sta cercando di dare sempre più importanza agli agricoltori locali tramite appunto queste associazioni, e io incentivo le persone che magari mi chiedono qualche consiglio ad utilizzare, cioè, alla fine è una questione neanche di organizzazione, di imparare a capire che ci sono e che sono veramente comodi, la qualità del prodotto è sensazionale. Non ci siamo messi d'accordo, maestra, però io c'ho un'altra trasmissione, eccetera, e ho portato una piattaforma di agricoltori piccoli e grandi, una piattaforma, perché sulle piattaforme, se tu produci un sugo buonissimo, ma te lo mangi tutto tu se non lo fai vedere da qualche parte, che lei lo ordini, eccetera. Assolutamente. E su queste piattaforme vengono questi piccoli produttori, quello che stai dicendo tu esattamente, per poter dare anche a me, dice, guarda che c'è quel prodotto lì particolare, in quella stagione lì, in quel momento lì. Sì, tornano i detti dei nonni. Prima abbiamo scherzato, adesso siamo quasi seri, semiseri. Anche mio nonno diceva, mangia solo le cose del tuo territorio, cosa vai a mangiare quella roba lì, il pesce africano, no? Devi mangiare quello che si pesca qua sul lago, devi mangiare i frutti dei tuoi alberi. Stiamo tornando. Anche perché hai ragione tu, maestro, ad esempio nelle mense dei scolastici, il pangasio che viene dal Vietnam, questo pesce veloce del Vietnam arriva su tutte le tavole. Ma torniamo alla dottoressa. Dottoressa, la domanda è forse banale, forse semplice, ma la faccio prima a lei e poi al dottore qua presente, che siccome è andato a braccetto su questa cosa qua. Perché si mangia? Perché oltre alla socialità? Perché ho questa bramosia di alzarmi la notte e dice mi faccio due spaghetti, aglio, olio, peperoncino? No, la pasta, però ho fatto questo esempio, dottoressa. Ma chi si sveglia la notte, cioè da quello penso sia più esito di un picco glicemico fatto, no? Chi va a letto con un pasto non completo e poi accade questo, oppure chi soffre di insonnia e allora ci sono altre problematiche inerenti. Io quello che mi viene da dire è un esempio che uso molto spesso per farci capire quanto è importante il cibo, quello che mangiamo e anche come mangiamo, no? Si sta un pochino rieducando anche al mangiare lentamente. Io faccio l'apologia della lentezza, in tutto ciò che racconto e spiego cerco di educare alla lentezza, e nell'epoca della frenesia vado un po' controcorrente. Però faccio questo esempio, dicevo, prendiamo le api e immaginate le api. Le api si nutrono di polline, eccetera, e producono il miele. Le api hanno dei comportamenti in base ai ruoli che esse hanno. La regina, colei che viene designata dal popolo delle api come regina, come colei che farà la regina, le viene data, come noi sappiamo, la pappa reale.
Ebbene, la regina, se voi avete mai visto, non lo so se vi è accaduto, rispetto Marcello, alle mio api, papà aveva circa. le api, quindi conosco bene questa cosa qua, conosco bene le api. Esatto, la regina è circa 3-4 volte un'ape normale di grandezza. Non solo, ha anche un comportamento totalmente diverso dalle altre api. Questo per dire che il cibo non solo determina la stazza, perdonatemi la semplicità, ma diciamo che è competente anche di tante altre situazioni che determinano il comportamento. Quindi i modi determinano l'uomo e la donna anche nel cibo, i modi determinano l'uomo e la donna. Ma Posso Presidente? fare una domanda? Adesso ci provo, perché è da che è iniziata la trasmissione e tu l'hai detto in questo momento. No? Io ho sempre mangiato lentamente, sempre, cioè è sempre stata mia abitudine. Vuoi questi anni, ultimi anni frenetici, non solamente dovuti al lockdown, però mi rendo conto che mangio veloce quando sono normalmente a casa, quando sei a cena invece con amici, allora sai, quattro chiacchiere, alla fine ci si perde via. Quando sei nella quotidianità, quando arrivi a casa, velocemente devi cucinare perché nel giro di un'oretta devi essere di nuovo a lavoro. E mi rendo conto che mi siedo e spazzolo quello che c'è, quello che al momento mi sono preparata al volo, senza neanche gustarlo per poi riprendere la giornata. Mi rendo conto che non è bello. Proprio oggi lo vedevo, che oggi mi sono fatto un'insalata. Tra l'altro non mi piace neanche poi così tanto, però qualcosa dovevo pur mangiare. Però dicevo, caspita, in un attimo me la sono mangiata, non me la sono gustata, non ho soddisfazione nel cibo e mi rendo conto che ultimamente mi comporto in questo modo. Ed è una cosa che poi è cresciuta in questi ultimi anni. Cosa potrei fare? Credo che sia anche un po' generalizzata perché vedo tanta gente che mangia addirittura la scrivania, quindi non ti puoi neanche gustare un pranzo in questo modo. Cosa possiamo fare per darci una calmata, per riabituarci a mangiare con un certo gusto? Allora, sì, sottoscrivo quanto mi dici perché è un po' un problema oggi generalizzato, no? La vita più frenetica fa sì che facciamo tutto più freneticamente, tra cui alimentarci. Si sta perdendo la socialità in generale e, come dicevo all'inizio, l'alimentazione e il mangiare è qualcosa che invece è strutturale della socialità, no? I momenti più belli si fanno mangiando insieme. Allora, questa cosa della frenesia, vi sono vari spunti, ma quello che io sostengo sempre, che dico come incipit, è iniziare a contare quante volte mastichiamo un boccone. Da lì, se ci si vuole rieducare a rallentare un po' durante il pasto, contare ad esempio almeno 10 masticate ad un boccone. Anche perché poi il dottor Broli in questo sarà certamente più esperto, però la prima digestione avviene nella bocca. Accelerando noi il tempo in cui mangiamo un intero pasto, non diamo neanche il tempo al nostro stomaco di attivare tutta una serie di procedimenti e di reazioni chimiche che avvertono il nostro cervello che siamo sazi. Quindi ci troviamo a mangiare molto più di quanto mangeremmo se avessimo mangiato con più lentezza. Io direi di contare come spunto, questo è un consiglio così, contare quante volte mastichiamo un boccone. Prendendo Bene, spunto da quello che ha grazie. detto la Ecco, dottoressa, ad vediamo cosa esempio, ci Presidente, dice. ah sì, arrivo da Sono lui, però curiosa. gli enzimi che vengono prodotti subito in bocca, ma tornando, e la chiudo qua, la cosa delle api, la dico al mio maestro questa perché solo lui mi può capire, l'ape quando va a cercare il polline per portarlo poi, se sbaglia alveare, se è un maschio, 30 secondi ed è Ed è morto morto. ed è spacciato perché nel mondo delle api il maschio è spacciato. Ci sono i soldati, va via. Se l'ape sbaglia alveare e c'ha con sé il polline, le altre api fanno una danza intorno all'ape e dicono: Oh, adesso sei Vieni. della nostra tribù, vieni pure, deposita il sacchetto del miele E qua e poi? poi, no, no, non la uccidono. No, Ora lavori pazzi. per noi, ora sei il nostro gruppo e lavori per noi. E questa la dottoressa non la sapeva. Quindi Tornando. adesso chiediamo invece
Quanto ha detto la dottoressa è assolutamente vero, e ci sono anche, li stavo studiando per lo scorso esame, dei libri che insegnano appunto questa strategia del mangiare lentamente e l'approccio al mindful eating, cioè della consapevolezza di quello che stiamo facendo in quel momento mangiando. Cioè sto tagliando, sto masticando, attenzione in ogni momento, è quasi una forma di meditazione. Io non me la sento mai di sponsorizzarla perché sarei incoerente, perché io non ce la faccio. Ho provato anche a contare attenzione, maestro, lo sta per dire. Non so se si possa raccontare fatti familiari, però lei mangia 2 foglie di insalata, una bietola e mezza galletta. Nel frattempo io ho mangiato 2 panini con il prosciutto mentre aspetto, 3 etti di pasta, ho mangiato la pasta. Con l'imbuto. Ho mangiato un mandarino, anche se mi sgrida perché dice devi mangiare prima la frutta, ma io la mangio dopo. Ma la cosa importante che stanno dicendo la dottoressa e il dottor Broil qua è quello che ci insegni tu, caposcuola. Ce lo fai in tutti gli stage. Quando siamo lì, quelle 3 ore, dici sempre, me lo dice lo Xi'an e ce lo ricorda col suo comportamento. Qui ed ora, in questo momento tu sei qui ed ora, centrato su quello che stai facendo. Qui ed ora, se parli con una persona, presta ascolto con la persona. Se fai una tecnica di arti marziali, di jiu-jitsu, fai la tecnica qui ed ora. Non ti fai male, non fai male a nessuno e impari. Qui ed ora, quando mangi il cibo, assapori quella bistecca che ti sei tenuto perché me l'hai tenuta da parte per la settimana. Qui ed ora, l'ho imparata anche il Maurizio nel degustare il vino, non scambiarlo per l'acqua minerale, ma per degustare il vino con gli amici e poterlo degustare in maniera e far sentire la gioia al nostro cervello. Giusto che è la gioia che ci porta avanti, dottoressa, nel nostro cervello? Assolutamente sì. Dobbiamo provare. Sapete quando si dice vale la pena? Io rispondo sempre, ma diciamo vale la gioia, insomma. Una cosa che volevo dire a proposito di una tradizione, voi insegnate arti marziali, quindi con l'Oriente avete un rapporto privilegiato, no? Ed è qualcosa che io racconto a volte. La nostra tradizione occidentale è più per un'alimentazione di, no, noi uccidiamo gli animali, quindi carnivora, però mangiamo cose morte tendenzialmente. Una rieducazione anche in questo senso che ci viene dall'Oriente, ad esempio mangiare i semi come frutta secca. I semi sono invece vita, sono qualcosa che germoglia. Quindi, a proposito, ricollegandomi a quanto sta dicendo, del fare e concentrarsi nel qui e ora di cosa si sta facendo. È anche diverso quando si mangiano dei semi, concentrarsi sul fatto che si sta mangiando cose che poi germoglieranno, quindi danno vita. Quindi germoglia la vita dentro di me, dentro di me. Quindi riequilibrio dell'energia, riequilibrio dell'energia vitale al nostro interno. Esatto. E quindi torniamo a parlare di te e di giovani, sport. E dopo la domanda è, devo fare un saluto perché adesso ci hanno salutato, maestra, però torniamo, abbiamo parlato dell'impiegato, come posso essere io, eccetera. Lavoro un pochino sedentario. Sedentario chi viene in palestra, ma possiamo avere degli atleti che vengono, maestra, vengono alla preparazione di sci nella tua palestra, no? Vengono i ragazzi che fanno la preparazione agonistica. Sì. Quindi la domanda ti entra lì che la facciamo sull'atleta, che deve ripartire adesso a settembre, deve preparare una gara, è completamente diverso il concetto di preparazione. Salutiamo la Annalisa Molaschi, che è una scrittrice che ci segue, scrive libri per bambini da Cremona, che la salutiamo, ci ha ringraziato, ha detto interessante la trasmissione, perché lei segue molto i bambini nelle scuole e ci confermava che anche lei vede questo cambiamento, metamorfosi della popolazione alimentari, stiamo parlando, stiamo parlando che, come ci ha insegnato la dottoressa Scappini, che ho imparato questo termine, in questo periodo di pandemia siamo stati ristretti, quindi anche nei movimenti, ma già prima la palestra no,
Ma invece sì la palestra, perché sistema immunitario? Sì, è sicuramente favorito da, dall'attività fisica. Eri distratto, eh? Eri distratto. No, comunque stavo pensando al discorso, sì, non direttamente al sistema immunitario, ma al discorso dei ragazzini, sì, che ci sono dei dati allarmanti che però non vengono mai portati all'attenzione. Adesso si parla ogni giorno di Covid, ad oggi mi pare che le vittime siano circa 3 milioni, non è mai stato fatto cenno però, non adesso, ma anche prima, ai morti per obesità e ai morti per il fumo, che sono, penso, ho guardato stamattina i dati, 5 milioni per uno e 7 milioni per l'altro, se non ricordo male, quindi stiamo parlando di cifre esagerate. E se il Covid non dipende strettamente da noi perché è un virus, gli altri due fattori sì, è su quegli altri due fattori che bisognerebbe andare a lavorare. Sicuramente la situazione ad oggi, contingente, esatto, e non facilita le altre due situazioni, che anzi vedranno aumentare questi numeri. Quindi purtroppo in questo momento manca l'equilibrio perché si sta prestando attenzione al Covid con delle restrizioni che molte volte sono eccessive, perché la chiusura delle palestre sinceramente non me la spiego per questo periodo. Puoi dire queste cose? No, scusate, non può dire in una trasmissione di palestre che dobbiamo riaprire la palestra. Certo che devi dirlo, dillo ancora, dai. Lo dico forte e chiaro, sono state chiuse per troppo tempo senza una motivazione reale. Se poi guardiamo quali sono gli altri dati, cioè quelli della sedentarietà, quelli sono veramente devastanti. Hanno detto un sacco di esperti venuti in trasmissione e ci hanno detto la stessa cosa. Sì, adesso certo, anche soltanto lo stress che riescono a provocare queste chiusure sui bambini, quindi anche lì il bambino stressato cosa fa? Si mangia 8 gelati anziché mangiarsi... Poi sono anche cresciute le vendite degli psicofarmaci durante... Sì. Poi a questo aggiungiamo anche il fatto che questa situazione ha portato, per spirito di adattamento, molti personal trainer o presunti tali a dar vita a delle lezioni online da casa, e questo, se da un lato può essere positivo perché spirito di adattamento e comunque la gente si è dimostrata interessata a continuare a fare attività, dall'altro lato abbiamo la stessa gente che si è interessata a queste cose, che adesso pensa che quella lì sia la vera attività fisica, sì, perché è stata portata come propaganda di un certo tipo, come anche lì la panacea di tutti i mali di questo periodo, in realtà non può essere paragonata ad un lavoro che viene fatto in palestra in un certo tipo. Leggi nel pensiero, stai dicendo le cose che noi pensiamo e abbiamo anche a volte... Non è stata preparata. Non l'abbiamo preparata questa, non c'è nella cartellina. Il nostro timore è questo, la gente si abitua a tal punto... Sì. A guardare l'esercizio dal divano e dire oggi ho fatto palestra, ho fatto 3 volte sì, 2 volte no e spalla. Ma è questa cosa importantissima quella che sta dicendo il nostro caposcuola. Dottoressa, quanto ci mette la nostra mente ad abituarsi a un determinato comportamento, sia positivo che negativo? Ma in realtà bastano 3 volte, pensate. Basta ripetere un qualcosa 3 volte, no? 3 giorni e già si crea una base di abitudine. Nel caso come questo, in cui l'abitudine è stata tra l'altro costretta dalla paura, la paura ha una capacità di registrazione nel nostro sistema ben più profondo, diciamo che si è registrata una nuova abitudine in maniera molto solida. E infatti adesso, anche da poco ne ho riparlato, il problema è il ritorno alla normalità. Mi fermano ragazzi, ragazze, sia dentro lo studio, ma in generale, dicendomi io non riesco a uscire con gli amici, ragazzi giovani. Questo è uno dei problemi.
per non parlare dei bambini che tra l'altro non possono, scusate, c'è sempre lui. Ma chi è l'abitante? Come si chiama l'abitante? Come si chiama Achille. L'abitante? Achille. 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 I bambini soprattutto che non possono verbalizzare il disagio. I bambini provano un disagio, sopperiscono al disagio mangiando dei gelati, come diceva prima il maestro. Almeno il ragazzo riesce a dire provo un disagio perché ho paura di uscire con gli amici. È un po' lì la differenza. Caspita, che situazione, ragazzi. Che situazione particolare. Tornando un attimo anche alla dottoressa e al dottor Brody che è qui. Se noi applichiamo questa piccola tecnica che ci stanno ricordando, che sappiamo di masticare lentamente, e mi diceva Marcello, l'hai bevuto il piatto, mangia più piano Maurizio, ma il nostro cervello, la nostra così, capacità olfattive, sentire il profumo, ci segnalano subito se il cibo fa per noi o no. Il nostro corpo ci manda dei segnali se quel cibo è adatto a me stesso, se ci ragiono, se lo ascolto, se ascolto il mio corpo. E so che è al limite questa cosa qui, però ascoltare il proprio corpo anche per il cibo è importante, Mattia. Sì, più che sull'alimento, direi sulla categoria alla quale quell'alimento appartiene. Nel senso, se io dopo un'attività sportiva sento che ho bisogno di dolce o comunque anche della pasta, quindi di un carboidrato, è importante ascoltare il proprio corpo in quel momento lì, perché ci sta dicendo ho utilizzato questo carburante per l'attività, deve essere reintegrato. Esattamente. Poi bisogna sempre fare la distinzione fra la fame e la gola. Quindi se io sono sul divano e mi sto guardando il film e mangio il popcorn, esatto, quella è gola. Che come dicevamo prima, la coccola assolutamente ci sta, però bisogna imparare a capire quanto è la quantità di coccola che posso permettere. Bisogna darsi delle regole. Bisogna darsi delle regole. Tutto è concesso con i giusti quantitativi. Volevo ricollegarmi a quanto detto prima anche rispetto alla carne. Mm-hmm. Non stiamo dicendo niente contro all'utilizzo alimentare della carne, perché comunque siamo onnivori, siamo fatti per mangiare tutto. Secondo me il vero problema, anche dal punto di vista ambientale, è legato, se noi guardiamo i dati, all'obesità, cioè il mangiare troppo. Se tutte le persone avessero un regime alimentare equilibrato, probabilmente non ci sarebbe neanche questo eccesso nel consumo di carne, quindi di allevamenti e quindi tutto quello che deriva. La sostenibilità del cibo. La sostenibilità. Come diceva prima la dottoressa, la cultura contadina, un po' per la povertà, un po' perché l'animale era sacro, nel senso proprio perché era vita l'animale, la vita o la morte di quella famiglia, quindi la carne c'era una volta a settimana in una famiglia contadina. Se noi applicassimo di nuovo queste cose, dottoressa, dal punto di vista anche psicologico? Non solo, io direi più dal punto di vista sociologico. Bisogna fare una valutazione sociologica. Allora, la mia prima formazione, io sono dottoressa in storia e filosofia come primo storico, quindi faccio sempre considerazioni sociali, no? In un certo senso. Però qui veramente c'è una componente sociologica data dal fatto che oggi l'impoverimento della popolazione si associa al fast food. Cioè, oggi chi ha meno possibilità di denaro si ciba con fast food, esatto. McDonald's, quant'altro, che con 5 euro si mangia. Infatti l'obesità è molto legata anche a questa condizione sociale. Cioè, le persone, aumentiamo adesso con post-Covid, no? La crisi economica che ne sta venendo, eccetera. Le persone, la maggior parte, si riducono a mangiare al fast food, che è fatto, tra l'altro, comunque prevalentemente di carne, eccetera, eccetera. Quindi una rieducazione alimentare che poi non è detto che sia veramente costosa, bisogna un po' ritrovare l'equilibrio e il tempo di dedicarci a questo, perché appunto fast food è proprio cibo veloce, con tutta no, l'insieme che c'è dentro. E a proposito della masticazione, ha a che fare con la respirazione. Noi siamo esseri ritmici, se noi ritroviamo un ritmo
più regolare e lento nel fare le cose, questo ne va a gratificare tutti gli ambiti di vita. Una cosa importante che ha detto la dottoressa, però io non sono contrario, in un'alimentazione, in un programma, in rieducazione alimentare, ci sta a portare il bambino al fast food una volta al mese, ci sta anche per un atleta a fare lo sgarro, se ti piace questa cosa qui, giusto Mattia? Sì, altrimenti si corre il rischio che venga vista quella cosa come proibita e una volta che so che quella cosa non la posso mai fare, ho il desiderio di Chiaro. farlo e quando la faccio poi diventa, cioè la Chiaro. faccio Chiaro. all'ennesima potenza, quindi delle piccole Delle piccole esplosioni, pillole. esatto. Dopo, per ricollegarmi un attimo a quanto ha detto la dottoressa, ora ho fatto una presentazione il mese scorso. Riguardo alla differenza fra la povertà dei nostri nonni e la povertà di adesso. Prima si era poveri, non si mangiava e si era magri, anche troppo, cioè in negativo, e diabete, obesità non esistevano. Adesso la povertà è legata all'obesità Certo. per questo motivo qua. I fast food sono legati all'eccessivo utilizzo di carni animali, specialmente di grossi animali, quindi che allevamenti di grosse dimensioni, e quindi ricolleghiamo il tutto al discorso ambientale. Perché se andiamo, per esempio, non so, in Africa mangiano tanto pollo, mangiano tanto pesce, sì, lo allevano nel loro pollaio, lo pescano, ne mangiano tanto, però è comunque sostenibile. E se guardiamo su scala mondiale, la cosa ovviamente cambia. Volevo dire, ma siamo o non siamo artisti marziali? Certo che lo Dai, siamo. Lorenzo, facci vedere un bel video. Luciano Rocca, Scianlia Salvetti, oggi il primo stage regionale della Fisicam, dove vari stili di Jiu-Jitsu si sono ritrovati finalmente all'aperto per misurarsi, per confrontarsi, per crescere insieme nella fantastica e meravigliosa arte del Jiu-Jitsu. Com'è andata, maestra Lia? È andata benissimo, in primis, come potete notare, c'è un sole magnifico, quindi la pioggia ci ha abbandonato per qualche ora. È stata una bellissima esperienza, quindi abbiamo potuto confrontarci con altri stili, altri maestri, ma in armonia e in simpatia, quindi meglio di così non poteva andare. Da oggi si parte, i giochi sono iniziati. Ragazzi, quindi i prossimi appuntamenti saranno a breve, vi comunicheremo le date, seguiteci sempre, fino ad arrivare a settembre, il 24, 25 e 26, con il congresso sul Lago di Iseo. Il congresso internazionale della World Jiu-Jitsu, WJKO, World Jiu-Jitsu Kobudo Organization, che si terrà nel mese di settembre 2021 con la meravigliosa cornice del Lago di Iseo. Monteisola, sponda bresciana, sponda bergamasca, tutto il mondo marziale e del Jiu-Jitsu, dico tutto il mondo marziale, E ma non dovrei dire solo. sportivo perché ci sarà anche la settimana Vero.
europea dello sport. Quindi sport, arti marziali, Europa compresa, ne saremo lì aspettando la gente che ha voglia di ripartire, ha voglia di rinfrescare la propria mente ed il proprio corpo. Quindi arti marziali e sport per tutti, men sana in corpore sano. Vi aspettiamo! Quando prende brava, mano il microfono. Bravo il nostro caposcuola, bravo la nostra Sciana. Dillo anche tu che sono bravo. Dillo, dillo. Sai che è stato molto bello ritornare non sul tatami perché eravamo su un campo sintetico, ma maestra, si scivolava di brutto. Però hai picchiati tutti, ho visto di maestra, hai picchiati ancora tutti. La bellezza della trattoria. C'è un saluto? C'è un saluto? Sì. C'è un saluto del nostro direttore tecnico, Davide Chiarini. Buonasera a tutti. Davide. Penso sull'onda del discorso cucina, troppa spettacolarizzazione della cucina e troppo poca cultura della cucina, senza considerare lo stagionale, il fresco, il chilometro zero. L'abbiamo appena detto, direttore tecnico, grazie comunque che ci segue con la ciurma, penso alla sua bambina. La bambina è Anca. Volevo fare una domanda a bruciapelo al nostro dottore presente, gentilissimo e molto chiaro nelle sue esposizioni. Quanto prima dell'attività fisica, le solite due ore tipiche della palestra, posso mangiare e cosa è consigliato? E quanto dopo e cosa consigli? So che non hanno domani, tutta facile, è troppo grande. No, assolutamente. Allora, dipende sempre molto dalla tipologia di sport e dipende sempre molto dall'alimentazione nella settimana, perché bisogna arrivare con le scorte energetiche pronte. Io sono un sostenitore del carboidrato, nel senso che in questo il calcio, che è il mio settore, e le arti marziali sono simili perché sono considerati sport misti, il carboidrato la fa da padrone, quindi prima dell'allenamento o della gara io consiglio di ridurre il quantitativo di grassi, quindi condimenti, tenerli bassi. Io consiglio anche addirittura di non consumare un secondo. Per esempio, io prima delle partite di calcio mi faccio i miei 150 grammi di pasta con un cucchiaio di olio e un pezzettino di crostata, perché mi piace chiudere col dolce. Dopodiché io dopo le mie tre ore e mezza vado a giocare, e lì possono essere delle strategie di integrazione pre, durante e post, con anche lì delle ricariche di carboidrati, per tenere sempre il cervello con la sensazione di ho le scorte a posto, utilizzo quelli. I carboidrati sono il macronutriente che ti permette di esplodere, di utilizzare al massimo la l'energia, l'energia esplosiva che anche abbiamo. Anche per noi artisti marziali. Esatto, assolutamente. L'energia cinetica, l'esplosione del gesto. Oltre alla fosfocreatina. Abbiamo qualche minuto. Ce l'ha buttata lì. Dopo ce la spiegherà. In privato. Abbiamo qualche minuto. Salutiamo la dottoressa Scapini. Grazie. Ci aiuterai ancora con qualche tua piccola pillola per le prossime puntate, dottoressa. Ci aspettiamo. Volentieri, grazie. Dove ti devono scrivere eventualmente, che sei famosa sui social, un sacco di followers, per contattarti? Possono trovarmi veramente sui vari social a nome Agnese Scappini. Se vogliono possono scrivere per mail agnesescappini@libero.it e digitando Agnese Scappini su Google mi trovano. Ti trovano facilmente. Grazie. Grazie. Salutiamo la ciurma, anche lei c'ha una ciurma, salutiamo. E tu la stessa cosa, per piacere, un piccolo riferimento che ti vuole trovare, dai. Allora, mi trovate principalmente su Instagram con due profili, uno è dedicato ai calciatori, che è Football Nutrition, e l'altro è dedicato invece alla divulgazione nutrizionale, che è Personal Meal Planner. Basta, adesso mi hai stufato, basta. Torniamo alla Presidente, dove ti posso? Perché ho un sacco di complimenti per la sua chioma. Okay. Dove possiamo trovarla, Presidente, lei? Su Facebook sotto Bushido Palestra, su Instagram Palestra Bushido, poi www.palestrabushido.it il nostro sito, info@palestrabushido invece è la mail, sempre.it. Asta 030 355 1240 e in via Sondrio 14 a Brescia. A me il maestro non ci trovano da nessuna parte, non ci trovano più da nessuna parte. Abbiamo la frase finale, se volete, per
i saluti della puntata. È stata bella, maestra? Molto, è volata, molto ma veloce. Lo diciamo spesso, ma veramente è volata. E dopo questa energia giovane che ci arriva qui, sì, è importante. Faccio sempre un po' fatica a sbloccarmi a parlare io. No. Vuole già soffrire questo ragazzo, vuole già soffrire. Salutiamo il pubblico di Come la Luna del Pozzo con una frase che fa parte di questo discorso. Vivere significa evolvere, vivere è cambiare, vivere è fare ciò che ci fa paura. Vivere vuol dire talvolta spezzare la routine che ci lega giorno dopo giorno agli stessi schemi, agli stessi percorsi, agli stessi modi di essere. Solo cambiando possiamo rinascere ogni istante. L'unica costante nella vita è che non vi è una costante. Bella, il cibo, bella. La mente, questa è l'arte marziale. Qui abbiamo l'essenza dell'arte marziale. Grazie Presidente, grazie Soke, grazie al coordinatore, grazie al dottore. Buona serata a tutti. Buona serata a tutti.